premessa, ci tengo a dire che abbinato a questo progetto di legge, come è stato detto, c'era anche un progetto di legge del Movimento 5 Stelle. Io avrò solamente 10 minuti perché è stata fatta una forzatura, 20 minuti chiedo scusa, è stata fatta una forzatura in commissione e quindi oggi ci troviamo come relatore di minoranza il collega Facci a rappresentare tutte le minoranze, quindi anche il Movimento 5 Stelle. Per questo io mi voglio assolutamente dissociare dalle parole che ho sentito fino ad ora. Quelle parole non rappresentano assolutamente il pensiero del Movimento 5 Stelle rispetto a teorie aberranti e quelle sì disgustose. E se fosse per qualcuno qui dentro l'omosessualità sarebbe ancora una malattia da curare, al pari purtroppo di alcune dichiarazioni che furono fatte da un esponente del PD, Labinetti, che disse che l'omosessualità è una devianza della personalità. E allora per noi, lo voglio dire chiaramente, la lotta contro l'omotransfobia è una questione di civiltà, una battaglia che dovremmo abbracciare tutti quanti, tutti quanti. E allora un anno fa mi fu fatta un'intervista da una testata che si chiama Gay News in cui mi venne chiesto se eravamo pronti a votare questa legge. La risposta fu sì, siamo pronti e siamo pronti non solo a votarlo perché è un provvedimento giusto e necessario, ma eravamo pronti anche a migliorarlo ed è il motivo per cui io chiesi al PD e alla collega Mori di non scegliere un testo base, ma di fare, che è quello dei comuni, ma fare una sintesi del nostro testo che prendeva spunti anche dalla legge dell'Umbria e creare che quella fosse la base su cui lavorare e fare dei miglioramenti. Purtroppo non è stato così. Mi fu anche chiesto come giudicavo alcune dichiarazioni fatte sempre all'epoca dal collega Paruolo, che non è propriamente, come dire, favorevole a questa legge, e dissi che le sue parole sono arcaiche, fuori dal tempo e dalla storia, e che erano parole che io mi sarei sinceramente aspettata, come poi è accaduto, da un esponente della destra. Quindi io al collega Paruolo vorrei regalare, come dissi già un anno fa, l'articolo 3 della nostra Costituzione, che dice che tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, e che è il compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Purtroppo quelle dichiarazioni non sono rimaste solo dichiarazioni, ma sono diventati emendamenti che hanno peggiorato questo testo, altro che testo rafforzato, come sentivo dire prima. E allora io voglio affrontare il tema più spinoso, perché purtroppo il dibattito si è concentrato solamente sul tema della GPA e poco sugli emendamenti che hanno totalmente depotenziato questo testo. E ripeterò quanto ho già detto più o meno in commissione. Spiace che questo tema sia stato infilato in questo testo di legge. E lo dicevo allora, lo ripeto oggi, quell'emendamento non c'entra nulla con questa legge e dispiace constatare la superficialità con cui si maneggia un tema così delicato. Farlo in questo modo porta inevitabilmente a inutili contrapposizioni. E allora vi siete voluti infilare all'interno di una legge dello Stato. Il problema è che al lato pratico questo creerà una vera censura nei confronti delle associazioni che vogliono anche solamente parlare di GPA. Una censura, tra l'altro la legge regionale non dice le associazioni non possono pubblicizzare la GPA, dice chiunque. Voi avete inserito questo emendamento solo, indirizzato solo alle associazioni. Il che significa che al lato pratico verrà sottoposta a screening preventivo e successivo ogni richiesta da parte di qualunque associazione che voglia avere, insomma, ricevere fondi dalla regione. Questo significa che chi dovrà in qualche modo decidere
farà un'istruttoria che può andare, che può durare anche settimane. Questo per chiunque associazione voglia ricevere fondi dalla regione. Perché? Perché dobbiamo verificare se ha pubblicizzato o meno la GPA. Ma il problema principale è che chi decide che cos'è pubblicizzazione della GPA? Date una libertà di scelta a un funzionario della regione che può interpretare in un senso o nell'altro che cos'è pubblicizzazione della GPA. Quindi deciderà chi ha diritto a questi contributi o meno, ma soprattutto deciderà chi sta violando una norma nazionale, il che significa che se io decido che tu, associazione, non hai diritto ad avere i fondi per la pubblicizzazione della GPA, chiedo scusa Presidente, significa che il giorno dopo che il funzionario decide che quell'associazione non ha diritto ad avere i fondi, il secondo successivo deve andare in procura, perché significa che l'associazione vuole commettere un reato, quindi stiamo dando, a parte la discrezionalità nelle mani di un funzionario, gli state attribuendo funzioni giudiziarie, giudiziarie. E allora, questo avrà delle conseguenze. La conseguenza principale è che la possibilità è che la regione non dia più un euro a nessuno, il che significa denunciare tutti, oppure significa che la regione si esporrà a ricorsi. Non so cosa ci sia da ridere, Presidente, ma insomma, se lei ride, io non sono molto contenta di questo emendamento. Infine, comporterà il fatto che nessuna associazione si azzarderà più, anche solo, come dicevo, a toccare il tema della GPA, della gestazione per altri. Questa, dal mio punto di vista, è una censura bella e buona ed è una criminalizzazione delle associazioni. E allora, parlavo degli emendamenti che hanno peggiorato il testo. Li vorrei affrontare perché vorrei in qualche modo evitare il dibattito e il rimpallo ideologico. Io vorrei stare sul tema perché alla fine è questo con cui dovremmo fare i conti, cioè il testo che verrà fuori da quest'Aula, che non verrà ovviamente toccato perché la maggioranza ha già un accordo per non spaccarsi in quest'Aula. Partendo dal titolo, il titolo è stato modificato nella versione originale, lo si diceva prima. È stata modificata, eliminata la parola omotransnegatività, ma quel termine poteva essere tranquillamente normato all'interno del progetto di legge, nelle definizioni e lì disciplinato. Siccome la parola in sé è un problema politico per la maggioranza, noi abbiamo voluto presentare un emendamento che almeno reinserisca le parole omofobia e transfobia, in quanto sono termini già utilizzati anche nella legge 6 del 2014 sulle discriminazioni di genere e mai contestate da nessuno, e utilizzate anche negli atti europei. Nell'articolo 1 siamo nei principi e nelle finalità della legge. In commissione è passata una modifica che grida vendetta. Altro che testo rafforzato, si passa dalla regione garantisce il diritto all'autodeterminazione, quindi un ruolo attivo della regione, a riconosce, quindi un ruolo passivo, il diritto all'autodeterminazione. La regione riconosce e poi ci penseranno i destinatari di questa legge a garantirsi da soli. L'impatto negativo che questo ha, soprattutto sulle persone in transizione, è evidente e lo capisce chiunque. Posto che prima sentivo dello spauracchio e dell'impugnazione da parte del governo di questa legge, intanto diciamo che la regione Umbria ha una formulazione identica, quindi utilizza la parola garantisce, che è ancora in piedi, che nessuno si è mai sognato di toccare, che è passata anche grazie ai voti del Movimento 5 Stelle, perché lo diciamo, nelle regioni dove queste leggi vengono avanti, i voti del Movimento 5 Stelle non mancano mai, però rilevo invece che avete qualche problema a portare la legge, come è successo qui, anche in Puglia e anche nel Lazio. Purtroppo ho letto sui social, oltre a sentire qua dentro, giustificazioni rispetto a una presunta impugnazione che ritengo offensive quanto inverosimili da parte del nuovo governo. L'ho letto sui social perché qui immagino già che il dibattito nel PD non ci sarà, lo scrivete sui social per non affrontare
il tema. Allora, chi dice queste cose forse non sa che a impugnare la legge non è Salvini, ma è solamente il Premier Conte, che non mi pare una persona omofoba. Tra l'altro, io so che le associazioni hanno anche dei contatti con Spadafora, perché ci sono dei tavoli aperti al Ministero. Vorrei invitarle anche a contattarle e a chiedere lumi su questo. Sono sicura che arriveranno rassicurazioni. Ma chi racconta queste vere e proprie fesserie lo fa, e questo è il vero motivo, per nascondere ancora una volta un accordo al ribasso finalizzato a tutelare gli interessi di partito. Ed è la stessa persona che sottoscrisse la legge di Franco Grillini, che qui e voglio salutare, che ringrazio, del 2014, che riportava la stessa identica formulazione: la regione garantisce il diritto all'autodeterminazione. Non si capisce perché oggi quella formulazione lì, che è stata sottoscritta all'epoca, oggi non vada più bene. Tra l'altro, fare affermazioni di questo tipo significa anche mettere in discussione la professionalità di avvocati e giuristi della lettera Lanford, che sono quelli che hanno collaborato, sono coloro che hanno collaborato alla stesura della legge Umbra di cui sopra, che riporta la medesima formulazione. E allora, se per voi la preoccupazione è questa, va bene, non vi vogliamo lasciare alibi, facciamo un emendamento, e l'abbiamo depositato, e diciamo: la Regione, per quanto di propria competenza, riconosce e garantisce il diritto all'autodeterminazione. L'emendamento è depositato, io vorrei che voi lo votaste, visto che i problemi, ponete dei problemi di impugnazione che non esistono, ma va bene, facciamo finta che esistano e scriviamo: per quanto di propria competenza la Regione garantisce, così non ci sono più problemi per nessuno e non avete più alibi. E allora, io so però che questo emendamento non verrà approvato in virtù dell'accordo per cui questa legge non si tocca. È arrivata blindata e da lì non ci si muove. Purtroppo la priorità non è fare una buona legge, ma è fare una legge che sia digeribile dall'ala cattolica del PD. Ma siccome abbiamo capito il giochino, e in tema del diritto dell'autodeterminazione è importante, vogliamo ripresentare anche un emendamento in cui chiediamo che nel perseguire le finalità della legge siano previste tutele e misure specifiche per le persone trans o comunque impegnate in non facili, sotto tanti punti di vista, percorsi di transizione. Sono persone che devono avere le istituzioni dalla loro parte, e in più presenteremo anche un ordine del giorno che avevo già annunciato in commissione sul problema dell'irreperibilità della terapia ormonale. Presenteremo anche un ulteriore emendamento che riguarda, che è una proposta che facemmo già sempre in quest'aula con una risoluzione, che riguarda la possibilità che la Regione può offrire di supporto tecnico ai comuni per l'iscrizione dei figli all'anagrafe delle coppie LGBT. È un argomento, come dicevo, non nuovo e che segue quanto già fatto a Roma, a Torino, ma anche a Bologna, e che paradossalmente in Regione ha incontrato puntualmente le resistenze del PD. La questione, come sappiamo, è tutta giuridica, è complessa da affrontare soprattutto per i comuni più piccoli che si trovano che possono trovarsi ad affrontare problemi di questo tipo. E anche qui in commissione si fece un'operazione studiata, per cui venne chiamato questo professore Schillaci, che non conosceva il nostro progetto di legge, ma guarda caso sapeva già che noi avevamo presentato una risoluzione in cui chiedevamo proprio questo, e poneva anche qui dubbi fantomatici, dubbi di costituzionalità. Questi dubbi non ci sono, non esistono. Abbiamo chiesto a questo proposito un parere anche qui in Regione, che ci conferma che sono dubbi che non esistono, sono dubbi inesistenti, quindi anche questo è un emendamento che può essere approvato. All'articolo 2, sulle politiche del lavoro, si parlava prima del coinvolgimento dei sindacati. Anziché agevolare l'accesso ai percorsi lavorativi di formazione delle persone discriminate sulla base dell'orientamento sessuale, che cosa si fa? Si inserisce un ostacolo in più, un'ulteriore stigmatizzazione, perché si dice che per ogni progetto di inserimento lavorativo deve passare al vaglio dei sindacati, su cui abbiamo visto anche le prese di posizione sulla GPA, su quel convegno che fu fatto dalla CGIL, insomma, diciamo che hanno opinioni variegate. Questo sarebbe un ulteriore ostacolo che avete inserito per rendere le cose più difficili. All'articolo 5,
gli interventi in materia socioassistenziale e sociosanitaria. Qui addirittura siete passati dal fare qualcosa, quindi sostegno e consulenza in materia sociosanitaria per le persone LGBT, al fare qualcosa sulle tematiche LGBT. Di conseguenza la formazione del personale non sarà più per le persone LGBT, ma sarà sulle tematiche che li riguardano. C'è una bella differenza. Queste sono solo alcune delle modifiche peggiorative, nonostante si continui a raccontare che questo testo è stato migliorato, cercando ovviamente di raccontare una favola che non esiste. Davanti a questi emendamenti è chiaro ormai a tutti che il testo è stato peggiorato per evitare che il Partito Democratico si spaccasse in aula. E allora, dopo questo stilicidio di emendamenti peggiorativi, che cosa portiamo a casa? Questo lo giudicherà in primis il mondo LGBT a cui questa legge si rivolge. Per noi è una legge sensibilmente peggiorata, su cui avevamo offerto sin dall'inizio, sin dalla prima seduta, collaborazione per migliorarla. Io penso di averlo detto in tutte le sedi che eravamo disposti a migliorarla, su cui avevamo dato disponibilità anche nell'ultima seduta a non mandarla in commissione, a votarla senza emendamenti. E i numeri per farla passare, visto che sentivo qualcuno che diceva che noi siamo noi ad isolarci, i numeri per farla passare senza quegli emendamenti c'erano, senza l'appoggio dell'ala cattolica del PD. Quindi una maggioranza diversa c'era. È una strada che non avete voluto percorrere, bisogna dirlo però, invece di scaricare le colpe sul Movimento 5 Stelle. Ma nel PD hanno prevalso logiche di convenienza politica, perché sul piatto della bilancia tra approvare una legge all'avanguardia o una buona legge in favore delle persone arcobaleno e salvaguardare, cioè tra approvare una legge all'avanguardia o una buona legge e salvare i propri interessi di bottega, il PD ha scelto di salvaguardare gli interessi di bottega. Avete consapevolmente accettato di giocare al ribasso, di prendere il testo a picconate, così che oggi questa legge porta i segni di visioni miopi, conservatrici e in qualche caso anche pericolosamente oscurantiste, facendo il gioco della destra. È stato messo in atto un miserevole baratto tra favorevoli e contrari all'interno della maggioranza. Tutto questo pur di non dividersi e mostrare pubblicamente una frattura che c'è. È evidente, è sotto gli occhi di tutti. Tutto questo fatto sulla pelle sappiamo bene di chi. Di fronte però alle posizioni retrograde della destra, vogliamo mettere un punto fermo e dire che al Medioevo non si torna. Ma la strada da fare per arrivare anche a quel cambiamento culturale che porti all'accettazione di modelli diversi a quelli imposti e precostituiti, purtroppo, è ancora molto lunga.